Ho cominciato nel, a pubblicare libri nel 1984 con seminario sulla gioventù, di cui ho un'edizione tascabile. Questo fu l'incipit, fu ed è. Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani? Niente, neppure una reminiscenza. Il peggio, una volta sperimentato, si riduce col tempo a un risolino di stupore, stupore di essercela tanto presa per così poco. E anch'io ho creduto fatale quanto si è poi rivelato letale solo per la noia che mi viene a pensarci. A pezzi o interi non si continua a vivere ugualmente scissi. E le angosce di un tempo ci appaiono come mondi talmente lontani da noi oggi che ci sembra inverosimile aver potuto abitarli in passato. E poi comincia questa storia di Barbino, dal paese a Parigi, con il trio infernale di donne che conosce, le sue esperienze precedenti, l'amore, il sesso, gli slanci appassionati, il vuoto, la malia del suicidio, tutte tematiche molto, molto, molto giovanili. Molto da ragazzi, no? il ragazzo solo, il ragazzo fuori dalla famiglia, i conflitti, l'odio feroce e reciprocato con il padre e un affrancarsi sempre più dal, dall'ombelico, no? dall dall'ombelico dall'origine che ti tira dentro, che non vuole assolutamente che tu ehm, sia libero, no? che vuole impossessarsi del tuo futuro. È un romanzo, un Bildungsroman, come si dice in tedesco, cioè un romanzo di formazione, anche di, secondo me di sformazione, di diseducazione. Barbino cosa fa essenzialmente? Fa questo, capisce che l'unica vera educazione è diseducarsi da sé, disintroiettare da sé i pregiudizi Inculcatigli, i valori che non corrispondono più a quelli della sua società, um, i tabù e soprattutto i sensi di colpa legati alla sessualità. Quindi lui diventa maestro di se stesso, non avendo la possibilità di avere maestri, <coughs> si crea questo alter ego, questo, questo esempio dentro di sé e diventa un, un ragazzo piuttosto forte nella sua fragilità, nella sua fragilità di diciannovenne, di ventenne. Di e, e quindi questo fu il mio primo romanzo. Vi faccio vedere una copertina, eh, ne sono state fatte tantissime edizioni, ha già venduto qualcosa come mezzo milione di coppie, spero ne venda altrettante <ride> prestissimo. È, è saltata fuori una foto della quinta elementare. Questi sono i miei compagni. E questo sono io, non sono adorabile. No, ma guardate sto ragazzino, ricciolino, e poi ha già una posa così fuori, così estroflessa, è, è, è già portato verso il mondo, è trapezoidale ma con un lato aperto. Non ha le braccia concerte di quello sulle, sulla difensiva, no, è aperto. È, ha una vera innocenza, nel senso che l'innocenza... È già un valore un po' come la verginità, no? Occorre avere molta esperienza per essere vergini. È troppo facile nascere vergini. Bisogna diventarlo dopo aver giaciuto, come alla Tiel, con 10.000 uomini, o 10.000 volte. Perché la verginità è una verginità della mente e del cuore, non è certamente un fatto fisiologico. E così dica si anche dell'innocenza. L'innocenza, se c'è, deve esserci sempre. Non può essere perduta nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza e dall'adolescenza verso la maturità. Noi dobbiamo mantenere, se vogliamo restare vivi, uno sguardo e una capacità di slancio, di slancio anche un po' infantili, no? È bello avere uno slancio, perché è bello giocare anche in perdita, è, è bello rischiare. Rischiare anche a costo di essere respinti, anche perché poi attraverso, um, attraverso il fatto, l'accadimento di essere respinti, capisci uh, l'anima, il nervo stesso della democrazia, che è meglio un no sentito piuttosto che un sì forzato e comprato. E in culo anche alle mignotte di Berlusconi, in questo senso. E anche ai mignotti, perché poi guardate che le troie di regime sono tutti maschi, non dimentichiamolo questo. <ride> Ma adesso passiamo alla traduzione mia, lo tradussi il Decameron dall'89 al 90, due anni, due anni e mezzo di lavoro. Fu pubblicato dalla Rizzoli nel 91, grandissimo successo, e ormai è entrato nelle, nelle scuole finalmente. Finalmente si è tornati a leggere il Decamerone. Eh, vorrei leggere, perché non voglio soltanto che si pensi alla, al Decamerone come a qualcosa di sempre lieto, è lieto anche nel suo saper essere struggente nel parlare di storie drammatiche, di storie molto tristi, di storie senza via d'uscita se non la capacità un po' di saper perdonare e un po' di sopravvivere anche al lutto più atroce che ti abbia colpito, che può essere una persona cara, un amante, un fidanzato, un marito, un figlio, ma c'è la capacità di senti il dovere che bisogna andare avanti, cioè che la vita è più forte di tutto. E... Adesso io ho fatto alcune orecchiette, qui, e troverò. È una, una novella, già a dirlo, cioè non so se riesco a leggerla. È una sfida, perché l'ho già letta due volte in pubblico, anni 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 fa, ma ogni volta mi si strozza la voce, perché è lui, è la potenza. È la potenza immaginativa del, del boccaccio che ti porta proprio a, a vivere con, a patire insieme. E, e, e quindi diventa una roba tua, no? Diventa una roba tua e, 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 e ti senti Elisabetta o Elvira, Gina, chi, qualunque donna alla quale sia toccata in una sorte del genere. È la storia numero 5 della quarta giornata. Elisabetta e il vaso di basilico. Tre giovani fratelli di Messina, commercianti di mestiere, si erano ritrovati con un bel patrimonio alla morte del padre che veniva da San Gimignano e avevano una sorella, Elisabetta, ragazza molto bella e con la testa a posto, alla quale chissà perché i tre fratelli non avevano ancora trovato marito. I tre fratelli avevano in una loro bottega un giovanissimo commesso pisano di nome Lorenzo, di bell'aspetto e modi accattivanti, che si occupava di un po' di tutto dall'acquisto alla vendita. A forza di averlo sotto gli occhi, Elisabetta stranamente se ne invaghì. Quando Lorenzo se ne accorse, cominciò una dopo l'altra a lasciare le morose che aveva in giro e a concentrarsi sul pensiero di lei. Siccome l'attrazione reciproca era ormai indomabile, non ci misero molto a prendere confidenza e passare all'azione. I loro interludi di sesso appassionato divennero ben presto una consuetudine divorante e sempre meno circospetta e, forse per una certa dose di incoscienza sopravvenuta, una notte accadde che il fratello maggiore di Elisabetta la vide, a sua insaputa, mentre si dirigeva in punta di piedi verso la camera di Lorenzo. Quella rivelazione fu per lui un boccone troppo amaro da ingoiare, ma, chiamato a raccolta tutto il suo buonsenso, pensò che la cosa più ragionevole fosse starsene zitto e non far niente subito. Al papà porta via la bambina, ma fa bene alla bambina sentire queste cose? Eh? Ah, perché queste... Eh, eh, questa è vita, non... cioè dovevate portare i vostri figli oggi, eh? dovevate portare i bambini di due o tre anni in fasce, perché questa è la bellezza della vita. La bellezza della vita nasce dalla non ipocrisia, dal dare informazioni esatte sin dalla più tenera età. E poi l'informazione massima è la bellezza, è la musicalità, è la gioia di vivere, questa deve essere universale, non ha età. Cioè non bisogna arrivare, qual è l'età media qui sui 75? Non bisogna arrivare a 75 anni per apprezzare il boccaccio, è un po' tardi, lui ha fatto così, lo so, lei dimostra solo 72, però eh, qua a colpo d'occhio, quella rivelazione fu per lui, per il fratello, un boccone troppo amaro da ingoiare, ma chiamato a raccolta tutto il suo buonsenso. Pensò che la cosa più ragionevole fosse starsene zitto e non far niente subito. Trascorse così tutta la notte rimuginare su questo fatto increscioso e la mattina dopo raccontò ai fratelli quello che aveva scoperto fra Elisabetta e Lorenzo. Dopo una lunga discussione, decisero di passare la cosa sotto silenzio e con lei di far finta di niente finché non si fosse presentata l'occasione giusta per troncare di netto la storia senza coinvolgere in uno scandalo né loro stessi né la sorella. Continuarono così a ridere, a scherzare con Lorenzo, come facevano di solito, finché un giorno, con la scusa di voler andare a spassarsela un po' fuori città, invitarono il ragazzo a seguirli. Durante l'allegra trasferta capitarono in un posto isolato, lontano da ogni passaggio, e uccisero Lorenzo, completamente inerme e lontano mille miglia dal benché minimo sospetto, e lì lo seppellirono senza che nessuno si accorgesse di nulla. Quando ritornarono a Messina, sparsero la voce che lo avevano mandato a sbrigare alcune commissioni. Dapprima la sua assenza non destò alcun sospetto dato che capitava spesso che i tre fratelli lo mandassero di qui e di là come loro uomo di fiducia, ma Lorenzo non tornava più. Elisabetta, che sentiva crescere una strana nostalgia, cominciò a preoccuparsi e a fare un sacco di domande ai fratelli, finché uno di loro, esasperato dall'insistenza della sorella, le disse, <coughs> ma si può sapere perché continui a chiedere di Lorenzo? Ti importa così tanto di lui? Se non la finisci con questo interrogatorio, ti rispondiamo noi per le rime. Nacque un brutto presentimento nella ragazza che smise di fare domande e cominciò a vivere in silenzio il suo dolore e la sua tristezza, anche se spesso di notte chiamava Lorenzo ad alta voce, fra i singhiozzi, lo pregava di ritornare da lei e, lungi dal rassegnarsi, non abbandonava la speranza di vederselo comparire davanti. Una notte che Elisabetta a furia di piangere era scivolata nel sonno quasi senza accorgersene, vide in sogno Lorenzo che pallido e stravolto e con i vestiti strappati e fradici le diceva, Oh Elisabetta, tu non fai altro che chiamarmi e soffrire per la mia lunga assenza, ma io non merito le tue parole di biasimo. Io non posso più ritornare da te perché i tuoi fratelli mi hanno ucciso quello stesso giorno che mi hai visto per l'ultima volta. Poi le disegnò la mappa di dove l'avevano sotterrato e le chiese di non chiamarlo e di non aspettarlo più. E scomparve. Elisabetta si svegliò di soprassalto e, prestando ciecamente fede alla visione, si mise a piangere disperata. Il giorno dopo le mancò il coraggio di affrontare i suoi fratelli, ma decise di andare comunque nel luogo indicato da Lorenzo per verificare se le silenti parole del sogno corrispondevano alla realtà. Chiese il permesso di fare una passeggiata nei dintorni di Messina con una sua vecchia tata che era al corrente di tutto. Le due donne si precipitarono sul posto, Elisabetta tolse via le foglie morte e, dove il terreno le sembrava meno duro, cominciò a scavare. Non dovette però rimuovere molta terra per scoprire il cadavere ancora perfettamente conservato del suo infelice amante e capire che quel sogno era stata una vera e propria rivelazione. Nonostante il cuore straziato dalla pena, si rese conto che non era quello il momento di piangere. Ah, se avesse potuto, si sarebbe portata via il corpo intero per seppellirlo come meritava, ma era impossibile. Con un coltello. Gli tagliò via la testa come meglio poté, la avvolse in un asciugamano, la mise in grembo alla vecchia domestica, ricoprì con la terra il resto del corpo e senza essere vista da nessuno ritornò a casa. Una volta rinchiusasi in camera sua cominciò a piangere sconsolatamente lasciando che le lacrime scorressero sopra a lavare la testa, riempiendola di baci in ogni parte. Poi prese una bella terracotta, uno di quei vasi in cui crescono la maggiorana o il basilico, vi collocò la testa avvolta in un drappo di seta, la ricoprì di terra e vi piantò parecchi germogli di bellissimo basilico salernitano. Da quel giorno cominciò ad annaffiarlo solo con acqua di rose o di fiori d'arancio oppure con le sue lacrime e prese l'abitudine di sedersi sempre vicino a questo vaso, custode segreto del suo Lorenzo, per guardarlo con occhi persi nei chiaroscuri del rimpianto, finché non si sporgeva di nuovo sopra le piantine di basilico per bagnarle con nuovo pianto. Vuoi per l'assiduità delle cure di Elisabetta? Vuoi perché la testa putrefatta aveva concimato la terra in modo straordinario? Quel basilico diventò magnifico e profumatissimo. I vicini di casa, intanto, avevano notato le strane abitudini della ragazza e un giorno dissero ai fratelli che non riuscivano a spiegarsi dove fosse andata a finire tutta la sua bellezza, gli occhi sembravano scomparsi da tanto si erano infossati. Guardate, noi ci siamo accorti che Elisabetta ogni giorno fa così e cos'ha, i fratelli si misero allora a sorvegliarla e, siccome tutte le prediche si rivelavano inutili, decisero di sottrarle la terracotta. Quando Elisabetta scoprì che il suo basilico era scomparso, cominciò a cercarlo ma poiché era introvabile, chiese con insistenza ai suoi fratelli di restituirglielo. Fu come chiedere a un muro, e a furia di piangere, di sperarsi, si ammalò. Ma nemmeno durante l'infermità smetteva di chiedere la restituzione del suo vaso. I fratelli non capivano perché questo vaso fosse così importante per la ragazza e vollero vedere che cosa c'era dentro. Quando rovesciarono fuori la terra, videro il pezzo di seta e la testa che vi era avvolta e poiché non era ancora del tutto decomposta, non fecero fatica a riconoscere i ricci di Lorenzo. I tre si rimasero a dir poco di sasso. E per paura che la faccenda diventasse di pubblico dominio, sotterrarono la testa e senza dare alcuna giustificazione troncarono ogni affare e si trasferirono a Napoli. Elisabetta invece, senza smettere di piangere e di chiedere del suo vaso, morì con le lacrime negli occhi. Ma dopo, quando la cosa si riseppe, qualcuno compose quella canzone che si canta ancora oggi e che dice... Ah, chi fu mai il malefico cristiano che mi rubò quel vaso del basilico amato siciliano? Un Adesso, dal primo passiamo all'ultimo mio pubblicato l'anno scorso, le l'Especialista di Barcellona. Non posso entrare nel vivo della storia, quindi del plot, dei personaggi, ma vorrei leggere eh, due brani, due digressioni su due dei luoghi comuni più imperanti del nostro linguaggio. Il cuore e l'amore, l'amore parlato, l'amore che... Che si giustifica, che si esplica, che altrimenti pensa di non essere sentito. Io ho fatto il mio trito come al solito, zufolando il bolero di Ravel, dando un po' d'anca per accompagnare lo sgheo della mezzaluna, che situavo sinuosa e arrapante sul palcoscenico della scala in un pas de deux à trois. Con gli eterni innamorati infelici, l'aglio e il prezzemolo, che mille volte su mille finiscono sotto la lama crudele di un destino trito e ritrito, e togliendo prima il cuore dei due spicchi di aglio, perché il cuore si sa è sempre tossico. E siccome trito chiama soffritto, ho pensato, qual è il cuore di una cipolla? Dentro la cipolla. Ah, ma dentro quanto? A che altezza si può dire di essere arrivati al cuore? Agli ultimi tre strati? No, eh, eh, togli un altro strato minimo. Il cuore starà senz'altro dentro gli altri due. E anche quando hai sfogliato l'ultimo strato, resta una pellicola. È questo il cuore di una cipolla? Ammesso che lo sia... Che te ne fai? Ci fai forse un soffritto con una pellicola trasparente appiccicaticcia in odore? No. Quindi il cuore della cipolla è quando non c'è più cipolla. Quando tolta la pellicola, sempre che non sia venuta via con l'ultima foglia, hai il vuoto. Il cuore è quando non c'è più. Se vuoi gustarti il cuore della cipolla, più ci stai lontano, più te lo gusti. Non ci vuole il superego per saperlo, basta un mero cuore. Qual è il cuore del tuo tempo? Qual è il cuore di una vita? In un evento, in un amore, in una nascita, in un successo, in un lutto? Ma no! Nella sua inavvertita preparazione, inafferrabile, nel suo farsi e subito dopo, nella separazione che ne segue. Oblio compreso. Il vero cuore è quello che non calcoli mai, nella sua infinita bontà, di non farsi considerare, di non farsi avvertire. Quando ti sembra di non vedere niente, ancora niente, il cuore è lì, pronto all'attacco e al soccorso. Ma adesso passiamo a una novella bellissima, allegra, sporcacciona del Boccaccio, sporcacciona in senso aulico, in senso alto, perché lui eh, faceva dell'oscenità l'arte retorica massima, la più difficile, una sfida. E, allora, guardiamo, intanto vi dico alcuni titoli simpatici: Il Monachello, Il Monaco e la Mona, era uno dei titoli. Eh, non è questo? Beh, beh, poi c'è la tia e la sventura della bellezza, la bellezza della sventura, sono titoli miei. Poi ah, beh, le corna di Cristo, Masetto da lamporecchio si fa mutolo e diviene ortolano di un ministero di donne le quali tutte concorrono a giacersi con lui. Ferondo il cornuto in purgatorio, eh, visitazione dell'Arcangelo Gabriele a Miss Paradiso. e eh, ed eccola qui. Ri Ricciardo Manardi è trovato da messer Lizio di Valbona con la figliuola, la quale egli sposa, e col padre di lei rimane in buona pace. E il titolo è Caterina e l'usignuolo Canterino. È Filostrato che narra è la storia numero 4 della quinta giornata. Non molto tempo fa, care certaldesi, viveva in Romagna, qua è, care ascoltatrici, però lo dedico a voi, sono anche un ruffiano quando voglio dire <ride> una roba, sa perché la mia mamma era veneta, um, viveva eh, in Romagna un gentiluomo molto per bene. E rispettato tale lizio di Valbena, che alle soglie della vecchiaia ebbe la fortuna di avere una figlia dalla moglie Giacomina. La ragazza di anno in anno acquistava un fascino e una bellezza che facevano sfigurare tutte le sue coetanee era l'unica cosa al mondo per quei due genitori e così si ritrovò al centro del loro cuore, delle loro cure e della loro accurata e accuratissima sorveglianza mirante a proteggerla finché non le avessero trovato un marito di adeguata discendenza. Ora, il più assiduo frequentatore della casa del cavalier Lizio era un giovanotto leggiadro e dir poco. Un manardi da Brettinoro di nome Riccardo, costui andava e veniva tutte le ore malizio e sua moglie, con lui non prendevano la minima precauzione perché per loro era come un figlio. E così, vedendosi davanti agli occhi di anno in anno, quella meraviglia di ragazza, raffinatissima, educatissima, e adesso pronta per un marito, se ne innamorò selvaggiamente e doveva mettercela tutta per tenere nella tana questa belva d'amore. Appena la ragazza se ne accorse, non fece tanto la schizzinosa e cominciò a lanciargli certe occhiatine che Riccardo mandava in rete come tanti gol di Venere. Molte volte era stato sul punto di dichiararsi e altrettante si era morso la lingua, finché una volta, prendendo la palla al balzo e il coraggio a due mani, le disse: Caterina, ti prego, non farmi morire d'amore. Dicono tutti così comunque. Gli rispose subito la ragazza, «Voglio Dio che non sia tu a far morire me d'amore». Questa finta ringalluzzì Riccardo che subito la marcò. «Ah, non sarò certo io a sbarrarti il passo, ma state a te trovare per te e per me il modo di farci uscire da questo catenaccio». Vedete tutta la metafora del, del lessico calcistico. E la ragazza? Ma Riccardo, ma come vuoi che possiamo mai vederci se i miei non mi scolano mai gli occhi di dosso. Se però ti viene in mente qualcosa che io possa fare senza dar troppo nell'occhio, dimmelo che io lo faccio. Riccardo, valutate varie alternative di contrattacco, le disse deciso. Le cose sarebbero molto più semplici, mia cara Caterina, se tu potessi andare a dormire sulla balconata che dà sul tappeto erboso di casa tua. Se io sapessi di trovarti lì di notte, ci verrei subito a costo di volare, perché in effetti quella balconata lì è alta mica male. Se hai davvero il fegato di venirci, rispose Caterina, so io come fare per andarci a dormire. Riccardo disse di sì e con un solo bacio di sfuggita si separarono. Il giorno dopo Caterina, con la scusa che era quasi la fine di maggio, cominciò a lamentarsi con la madre per il caldo insopportabile che non le aveva fatto chiudere occhio per tutta la notte. Le disse allora la madre: Ma che caldo è caldo, figlia mia? Anzi, non fa caldo un bell'accidente. Al che Caterina? Mamma, ma mamma, aggiungici almeno secondo me, e forse non potrei darti torto. Ma ricordati che le ragazze giovani hanno dei bollori che le donne dopo glianta non se li sognano neanche e la signora madre Oh, tu hai ragione figlia mia, ma non puoi pretendere che sia io a fare il bello e il brutto tempo secondo i tuoi gusti, ma dobbiamo prendere le stagioni così come sono e amen. Vedrai che forse stanotte farà più fresco e riuscirai a dormire. Oh, spero che il Signore guardi in giù, disse Caterina, anche se ho i miei dubbi, che più si va verso l'estate più le notti diventino fresche. Insomma, disse allora la nobildonna Cos'è che dovremmo fare? Sentiamo. E Caterina, se tu e papà non avete niente in contrario, mi farei fare il letto sul balcone che è vicino alla sua camera e dà sul giardino e con il canto dell'usignuolo e il fresco delle piante, starei molto meglio che non nella tua di camera. E va bene, disse la madre, adesso vado a dirlo a tuo padre e vediamo un po' cosa dice. Quando Lizio sentì dalla moglie di queste insolite Caldane, sbottò forse perché inacidito dall'età. Cos'è mai sta storia di dormire col cipcip dell'usignuolo? La farò dormire io, anche il cri, cri dei grilli, se non la smette. Caterina. Saputo della reazione del padre, la notte stessa, più per dispetto che non per il caldo, non solo non dormì, ma con tutte le sue frigne sull'Afa, tenne sveglia pure sua madre, che il mattino si presentò davanti a Lizio e gli disse, ma insomma, non ti importa proprio niente di tua figlia? Che cosa te ne importa se vuole dormire sul balcone? Anche stanotte non è riuscito a trovare orecchio dal caldo. E poi, perché ti meravigli tanto se le piace sentire l'usignuolo? È una ragazzina e si sa che i bambini adorano quel che è vispo come loro. E va bene, disse Lizio, falle spingere fuori un letto che ci stia e dalle una coperta di garza e che vada pure sul balcone a dormire e ascoltare sto usignuolo finché non le scoppino i timpani. Appena seppe della capitolazione del padre, Caterina si fece preparare subito il letto per la sera stessa e attese finché non vide il tanto sospirato Riccardo, e dal balcone stesso gli fece il segnale di tenersi pronto alla scalata di rigore. Lizio, sentendo che la figlia si era messa a letto, chiuse la porta della camera che dava sul balcone e si infilò anche lui sotto le coperte. Riccardo, dopo un bel po' che al piano superiore tutto taceva, appoggiò una scala al muro e da qui si arrampicò con mani e piedi su un altro muro, rischiando l'osso del collo e di sporgenza in sporgenza finalmente arrivò alla balconata, dove la ragazza gli diede un vittorioso e silenzioso benvenuto. Dopo baci su baci si allungarono sul letto e per tutta la notte continuarono a scambiarsi a tenerissimi e a sopprimere gridolini facendo gorgheggiare l'usignuolo sino ai limiti dell'ugola tanto che poi fischiò e rifischiò e rifischiò e amen! Ma la notte era troppo piccola per loro. E quando il sole cominciò a picchiargli in faccia, si affusolarono nel bel tepore, deliziati e sfiniti, e si abbandonarono al sonno nudi come se stessero per andare alle docce. Caterina, con il braccio intorno al collo di Riccardo e la mano sinistra ben piazzata su qualcosa che voi donne vi vergognate a nominare, sembra che ci sia un uomo presente. Così, mentre i due amanti si godevano sognanti il dopo partita, si fece giorno e Lizio si alzò. Quando si ricordò che sua figlia aveva passato la notte sul balcone, aprì pian piano la porta borbottando, andiamo un po' a vedere se stanotte l'usignuolo ha conciliato il sonno della mia Caterina. Ma avvicinandosi al letto e sollevata con delicatezza la coperta di Tulle, si trovò davanti Riccardo e figlia, belli, nudi e abbracciati, come vi ho appena mostrato. Riconosciuto Riccardo rientrò in camera e si diresse in punta di piedi verso la stanza della moglie e la chiamò dicendola. Oh, dai Grulla, svegliati, vieni a vedere la tua bambina. Si è così invaghita del lusignolo che è riuscita a catturarlo e adesso se lo tiene ben stretto in mano. Ce l'ha fatta davvero, disse donna Giacomina. E il commendator Lizio, se ti sbrighi lo vedi da te. Allora la signora si strinse attorno in fretta a una vestaglia e senza far rumore seguì Lizio fino al letto della figlia dove buttata indietro la sottile coperta poté constatare com'era stata brava la figlia ad acciuffare l'usignuolo che voleva sentir cantare. La donna fu sul punto di svegliare Riccardo e dirgliene quattro per quella mascalzonata, ma Lizio le disse: Tappati la bocca, mamma, se ci tieni davvero agli alimenti. L'ha voluta chiappare e adesso che se lo tenga per sempre. Riccardo è un giovanotto nobile e ricco e non potremmo trovare partito migliore per nostra figlia. Se il signorino vorrà andarsene da qui tutto intero, farà meglio sposarla subito. Almeno avrà messo il suo signuolo una volta per tutte nella gabbia che gli spetta e non in una vogliera a passant. Tranquillizzata da queste parole e vedendo che il marito non se l'era era presa male per quell'incidente, Giacomina rimase muta come un pesce, considerando che in fondo la figlia aveva passato la notte come si deve, e si era riposata e si era pure accaparrata un usignuolo da esposizione. Pochi minuti dopo Riccardo si svegliò e vedendo che era pieno giorno si considerò già belle spacciato e svegliò subito Caterina. «E adesso che facciamo, mio bel tredici? Ormai è mattina e mi hanno beccato qui!» Al chelizio si avvicinò, torse via il tulle e rispose «Adesso facciamo pari e patta!» Quando Riccardo lo vide fu come se gli strappassero la palla per sempre e, balzato dal letto, cercò di sforbiciarla via così. «Cavaliere, la prego, abbia un po' di pietà, lo so, di essermi con portato da Gran Fetente e che lei ha il diritto di farmi quel che vuole, ma la scongiuro, cerchi di avere un po' di compassione, mi risparmi la vita. Riccardo, disse allora Lizio, non era certo così che dovevi ripagarmi dell'affetto e della fiducia che ti ho sempre dato, ma stando così le cose, visto che ormai la tua bravata l'hai fatta, se non vuoi spacciare te e sputtanare me, prendi Caterina come legittima sposa. Se la sei voluta per una trasferta e adesso te la tieni in vita eterna. Amen. Se lo fai ti do la mia benedizione e il mio perdono, ma se dici di no attacca subito a dire le tue ultime preghiere. Intanto Caterina aveva mollato l'usignuolo e si era ricoperta e adesso stava implorando a calde lacrime da una parte il padre di concedere il perdono a Riccardo e dall'altra Riccardo di ubbidire al volere di patronlizio in modo da poter avere mille altre serenate come la precedente senza dover fare i salti mortali fra curva e tribuna. Non furono comunque necessarie molte suppliche perché la vergogna e il desiderio di correre ai ripari. Ma anche la paura di morire sul campo e la voglia di vivere, e inoltre l'inebriante idea di solfeggiare a capriccio una simile moglie da letto, indussero il giovanotto a esaudire subito e di gran carriera qualsiasi richiesta di Lizio. Lizio allora si fece prestare un anello dalla moglie e sposò sui due piedi e in pantofole Riccardo e Caterina. Fatta anche questa, rientrò in casa con Giacomina dicendo, ah, restate pure a letto, se alzarvi adesso vi gira troppo la testa. Rimasti soli, i due ragazzi si fiondarono di nuovo l'uno nelle braccia dell'altro e via per la settima eliminatoria del loro campionato a due, per tagliare in bellezza l'ottava il traguardo della prima giornata di miele con tanto di tempi supplementari. Nessuno pretende questo da voi. Più tardi, con comodo, si alzarono e Riccardo raggiunse Lizio per sistemare meglio la faccenda e qualche giorno dopo venne organizzata la cerimonia ufficiale in presenza di amici e parenti, tutti molto sportivi al riguardo. Alla fine della festa, Riccardo si portò in ritiro la sua mogliettina per perfezionarne il rendimento agonistico e da quel giorno vissero... Felice, contenti e lui gorgeggiante fra tutte le sue accattivanti porticine, facendo la posta agli usignuoli di giorno e di notte a seconda di come gli tirava l'ugola. <ride> Grazie. E questo è Ebaci, sono le bozze di Ebaci. Che esce il giorno 24, cioè non questo martedì, ma quell'altro. È pubblicato dalla società editoriale Il Fatto, che pubblica Il Fatto Quotidiano. Credo che nessun altro editore avrebbe avuto il fegato e anche il buon senso di pubblicare E Baci. È un libro molto, molto spesso, quasi 580 pagine, ed è un regalo che faccio al paese, ovviamente. <ride> eh, vorrei leggerne. Degli Straci è un libro molto politico. Si parla molto di sessualità e di senso e ragione, ma di sessualità come precipitato della politica. Perché se una finanziaria ci uh, appesantisce troppo di tasse, di gabelle, di ricatti, uh, anche il desiderio, il desiderio viene meno. Noi non siamo possessori dei nostri sentimenti e dei nostri sensi, tantomeno noi non possiamo molto decidere dei nostri desideri verso l'altro, questa cosa magnifica del sesso, no? che è la vita, il, il, il ponte che è l'altra riva, che, che sogni che ti aspetti con tutte le frustrazioni, le cose, le infelicità. Ma sono cose bellissime, quando ti viene a mancare questo senso dell'altra riva, perdi anche il senso di dove ti trovi tu, della tua riva stessa. E quindi si parla molto di sessualità perché questo libro nasce da tantissimi libricini, da pezzi, da sms, da articoli, da mail che io ho raccolto e sistemato, ma coprono un arco di vent'anni. È una specie di libro di storia dell'Italia mai raccontata, cioè quella storia che comunque i giornali non vogliono raccontare. Uh, che, che le televisioni si guardano bene dal, dal raccontarci. È una storia senza inibizioni e senza censure ed autocensure. E eh, Bace è, uh, è stato anche scrutinato attentamente da un ufficio legale e abbiamo deciso che um, invece delle 20 querele che sarebbero arrivate, ci accontenteremo di 8, <ride> um, proprio arrivate scientificamente. Eh, quindi ringrazio molto eh, il fatto, la società editoriale, perché non mi ha chiesto una sola censura. Io sono stato eh, non accomodante, ma certamente anche uno spirito normale di gratitudine eh, per il coraggio dimostrato. E, e quindi, alcune cose le ho tolte sponte mia, senza ovviamente far perdere questo, eh, questa carica rivoluzionaria, eversiva a questi testi che, è inutile sottolineare, sono scritti in maniera divina. Uh, io vi ringrazio molto, ma magari vi leggo un'altra novella del Decamerone, o oh no? Siete stupi? Vole... No, faccio un altro Decamerone, un'altra novella. Guardiamo, perché, sa, ce ne sono di bellissime, ma bisognerebbe leggerne una sola, perché ce ne sono anche di 20-25 pagine. Guardiamoci, ma no, questa è troppo lunga. Eccola qua. Le corna di Cristo. 109, la terza giornata è la prima. È incomincia la terza giornata del Decamerone nella quale si parla sotto la reggenza di neifile, di cose molto desiderate, ottenute grazie a ingegno e abilità, o di cose date per perse e invece recuperate. È la, storia, la prima storia della terza giornata, è Filostrato che parla. Uh, sapete che anche Filostrato eh, è sem pur sempre un'opera, il vinto d'amore, sembra. Dalle nostre parti esiste ancora oggi un convento, famoso luogo di santità, uh, di cui tacerò il nome per non sminuirne la reputazione. Non molto tempo fa, quando ospitava solo otto monache e una badessa, tutte ancora giovani, il meraviglioso giardino del convento era curato da un bravo ometto che, non soddisfatto della paga, regolò i suoi conti con il fattore delle monache per ritornarsene a Lamporecchio da dove era venuto. Tra quelli che al suo arrivo gli fecero molta festa c'era anche Masetto, un giovane contadino forte e robusto che, per quanto possa vantarsene un ragazzo di campagna, aveva certi lineamenti e un fisico che levati. Quando gli chiese dove era stato per tutto quel tempo, Nuto, così si chiamava il suo compaesano, glielo disse e Masetto volle sapere che ci faceva là al convento. Oh, stavo dietro al loro bel pezzo di ortaglia. E poi ogni tanto andavo nel bosco a fare la legna e altri lavoretti del genere. Ma ste monache mi davano così poco che facevo fatica anche a pagarmi le suole delle scarpe. E poi erano tutte così giovani. E per me dovevano avere il diavolo in corpo, perché non gli andava mai bene niente. Figurati te che quando mi capitava di lavorare nell'orto, arrivava una e diceva: Questo mettilo qui. Arrivava l'altra e mi diceva: Metti qui quello là. Un'altra mi prendeva la zappa di mano e diceva, ah oh, ma così non va mica proprio bene. E non so se mi spiego, mi facevano girare i sacramenti a tal punto che piantavo lì tutto e uscivo dall'orto. Insomma, era tutto un tira e molla e alla fine mi sono proprio stufato di stare lì e me ne sono venuto via. Prima di andarmene il loro fattore mi ha detto che se mi capita tra le mani qualcuno ha dato quel lavoro di mandarglielo. E io gliel'ho promesso, ma Dio può anche avergli dato una vescica per pisciare cent'anni? Col cavolo che mi metto a cercarglielo io! Queste parole fecero venire a Masetto una tal voglia di tonache e sottotonache che stava già con un piede in quell'orto, e qualcosa gli diceva che ce l'avrebbe fatta a metterci anche l'altro. Però, per paura che Nuto potesse intralciargli i suoi piani, fece finta di niente e disse: Ah, oh, hai fatto proprio bene a piantarle lì nella merda. Come fa un uomo a restare in mezzo a tante donne? Proprio non so. Ma cento volte meglio stare direttamente coi diavoli. Le donne, ah, sei volte su sette, non sanno neanche loro quello che vogliono. Fanno finta, ovviamente. Masetto, non appena restò solo, cominciò a pensare a un modo per farsi assumere dal convento. Certo, anche lui sapeva fare benissimo tutti i lavori di cui Nuto gli aveva parlato e, se era per questo, non potevano non prenderlo, ma temeva che lo avrebbero scartato perché è troppo giovane, troppo irresistibile. Alla fine, pensa ripensa, ebbe un'idea. Il convento è abbastanza lontano da qui e là nessuno mi conosce. Se riesco a farmi passare per un sordomuto, mi metteranno a libretto di sicuro. Gli sembrava proprio una buona idea. Allora, senza dire a nessuno dove andava, si mise al collo la sua scure, fingendosi un povero disgraziato di mendicante e via. Una volta arrivato, entrò nel cortile dove per caso si imbatté nel fattore ehm, a cui, gesticolando come fanno i muti, chiese in nome di colui che sta su in cielo di dargli qualcosa da buttare giù nello stomaco e gli fece capire che se ne aveva bisogno gli avrebbe spaccato un po' di legna. Il fattore gli diede subito qualcosa da mangiare e poi gli mise davanti alcuni ceppi che Nuto non era riuscito a spaccare e Masetto, davvero maciste, li sistemò a dovere in un batter d'occhio. Il fattore, che aveva bisogno di fare una capatina nel bosco, se lo portò dietro e gli fece fare un po' di legna, poi gli piazzò l'asino davanti e gli fece capire che doveva ricondurlo a casa. Masetto eseguiva gli ordini con una bravura imbattibile e il fattore lo teneva lì giorno dopo giorno a fare certi lavori che gli premevano, finché un giorno, finalmente, lo vide la badessa e volle sapere chi fosse. Madre, disse allora il fattore, è un povero sordomuto che mi è comparso davanti qualche giorno fa a chiedere l'elemosina. Io gli ho dato da mangiare e poi gli ho fatto fare un paio di cosette urgenti urgenti. Credo che se fosse capace di tenere dietro all'orto e gli andasse di restare qui, faremmo un bell'affare, dato che un uomo ci serve comunque, e lui è bello robusto e gli si può far fare di tutto. Inoltre può star certa che non si metterà a scherzare con le sue ragazze. Gli disse allora la badessa. Parole sacrosante. Accertati se sa lavorare la terra e cerca di trattenerlo, dagli magari un paio di scarponi e qualche vecchio straccio, fagli un po' di belle belline e dagli da mangiare bene, vedrai che si ferma. Il fattore promise di fare del suo meglio e intanto Masetto, che era lì vicino e faceva finta di scopare il cortile, non si lasciava scappare una parola e tutto contento diceva fra sé. Lasciatemi stare qui dentro che ci penso io poi a lavorarvi la iuola una per una come neanche vi immaginate. Il fattore, visto che era un gran lavoratore e tutto precisino, gli chiese a Gesti se voleva restare e sempre a Gesti lo vide rispondere che si metteva a sua disposizione, perciò lo assunse e gli ordinò di occuparsi dell'orto, gli fece vedere quel che doveva fare e poi lo lasciò per andare a sbrigare altre faccende del convento. Passa un giorno, passano due, le monache cominciarono a tampinarlo e a canzonarlo, come si fa spesso con i muti, e gli dicevano una figata dietro l'altra, convinte che non le potesse sentire, ma la badessa, forse credendo che oltre alla favella gli mancasse pure la fava, non se ne preoccupava più di tanto. Un bel giorno però accadde che due monachelle, giovani giovani, a spasso per il giardino, si avvicinassero al posto dove Masetto, stanco morto per il lavoro, si stava riposando un po' e siccome sembrava addormentato, cominciarono a lumargli ben bene il pacco. A un certo punto la più spavalda disse all'altra... Se fossi sicura che sai tenere un segreto, ti direi una cosa a cui penso spesso e che forse farebbe comodo anche a te. E l'altra, su, dimmela, sta tranquilla, che non sono certo una che va in giro a parlare a vanvera io. La spavalda allora si buttò. Non so se tu ti sei accorta di come siamo tenute sotto chiave qua dentro. Non osa mai entrare un uomo, tranne il fattore, che è vecchio come mio nonno e questo qui che è muto. Se sapessi quante volte ho sentito dire dalle donne che vengono qui che tutti i piaceri di questo mondo sono una sciocchezza al confronto di quello che si prova a andare con un uomo. Allora, visto che non c'è nessun altro a tiro, mi sono messa in testa da un po' di provare con questo muto, se è, se è davvero così super. In fondo è il maschietto più adatto allo scopo, perché, anche se volesse, non potrebbe mai andarlo a spifferare a nessuno». Poi si vede che è un povero scemo, uno rimasto un bel po' indietro. Allora, tu ci stai o no? Ah, santo cielo, disse l'altra, ma cosa stai dicendo? Ti sei dimenticata che abbiamo promesso la nostra virginità al Signore. E l'altra monaca, uffa, con tutte le promesse che gli facciamo ogni giorno, anche se non ne manteniamo una, non è poi la fine del mondo. Noi gliel'abbiamo fatta, qualcun altro penserà a mantenerla, no? E la sua compagna. E se restiamo incinte, come la mettiamo? L'altra allora disse: Oh, non cominciare a fasciarti la testa prima di sbatterla, ci penseremo quando accadrà semmai. Ci sono tanti di quei modi per fare tutto di nascosto, basta far finta di niente e prezzemolo in bocca. Al che l'altra, che ormai aveva più voglia di lei, di scoprire che razza di bestia fosse mai attaccata all'animale maschio, disse: Va bene, ma come faremo? Adesso sono quasi le tre. Rispose l'altra, e sono sicura che tutte le altre monache stanno già riposando. Guardiamo se c'è qualcuno nell'orto. E se la via è libera, cosa ci resta da fare se non prenderlo per mano e portarlo nel capanno dove se ne sta quando piove? Intanto che una sta dentro con lui a farsi il paletto, l'altra fa il palo fuori. E così indietro, che davanti farò tutto quello che vogliamo noi. Masetto seguiva il discorso parola per parola e ormai aspettava solo che una qualsiasi delle due si facesse avanti per farle vedere come obbediva bene. Dopo aver controllato dappertutto, avuta la certezza di essere al riparo da tutti gli sguardi, quella che aveva lanciato l'idea si avvicinò a Masetto per svegliarlo e lui scattò in piedi. Lo prese per mano dicendogli tante belle paroline e Masetto le trotterellò dietro con le sue risatine ibeti fino al capanno, dove, senza farsi troppo pregare, fece tutto ciò che gli venne richiesto. La monaca, presa la sua razione, cedette lealmente il posto all'altro e masetto sempre nella parte del tonto, ma tanto tonto, le accontentò così bene che prima di lasciarlo solo vollero riprovare a turno quello scavezzacollo di un mutino. Poi ritornarono spesso su quest'argomento, dicevano che era davvero un'estasi da dieci elode se non di più, come avevano sentito, e quando per le altre scattava il coprifuoco, per loro scattava il coprifuoco. <ride> Dio che corretti col muto! Un giorno a una loro consorella capitò di vedere questo tramino dalla finestra della sua cella e ne chiamò altre due. All'inizio pensarono che era loro dovere fare la spia alla badessa, ma poi cambiarono idea e, accordatesi con le due dell'esclusiva, ottennero un democratico usufrutto del podere di Masetto, di cui in circostanze e tempi diversi entrarono a godere anche le ultime tre vergini rimaste. Infine anche la badessa, ancora all'oscuro di tutto, si imbatté un giorno nel giardiniere mentre passeggiava tutta sola per sfuggire al gran caldo. Masetto che a furia di darci dentro la notte di giorno si stancava anche per la più piccola fatica, stava dormendo all'ombra di un mandorlo e poiché il vento gli aveva buttato indietro la veste era tutto scoperto. A quella vista calamitosa la superiore, non vedendo nessuna intorno, cadde in ginocchio nella stessa tentazione di cui erano state vittime le sue brave monachelle. Così non ti sveglia Masetto e se lo porta in camera sua. Questo lo tenne tutto per sé per parecchi giorni, a provare e riprovare quei piaceri che era sempre stata pronta a condannare ogni piesso spinto e potete immaginarvi come si lamentavano le altre monache visto che il giardiniere non andava più a curargli le aiuole. Alla fine la badessa lo fece ritornare nella sua stanza, ma siccome lo rivoleva molto spesso e pretendeva inoltre da lui esclusiva e ipoteca, Masetto, che non riusciva più a tenere dietro a tante, capì che se fosse rimasto ancora lì avrebbe dovuto pagar caro il suo mutismo. Perciò, una notte che era dalla badessa, la piantolì di far fugliare e cominciò a dire: Superiora! Ho sentito dire che un gallo può tenere dietro a dieci galline, ma che dieci uomini possono a malapena soddisfare una donna e a me mi tocca servirne addirittura nove. Io non ce la faccio più andare così, avanti e indietro, avanti e indietro, tanto più che gli straforzi mi hanno conciato a tal punto che adesso non stiamo più in piedi, né io né lui. Quindi, o lei mi lascia andare senza fare storie, oppure lei trova qualche rimedio a questa situazione del cacchio. Sentendo queste parole pronuncia quante parole pronunciava un muto, la badessa rimase a bocca aperta e poi la richiuse per dire: Ma come? E io che ti facevo muto? E lo ero, madre! Ribatté Masetto. Però, mica dalla nascita, ma per una malattia che mi ha portato via la parola. Ed è la prima volta che questa notte mi, mi risalta fuori e non so proprio come ringraziare il Signore. La badessa gli credette e gli chiese cosa intendesse dicendo che ne doveva servire nove. Masetto le spiegò la faccenda. E allora la badessa si rese conto che non c'era monaca che avesse un grammo di cervello più di lei, ma non essendo una sprovveduta, invece di lasciar partire Masetto, decise di sistemare la questione con le sue monache, impedendo così a Masetto di screditare il convento. Siccome in quei giorni era morto il fattore, dopo averle confessate dopo averle confessato una per una le loro scappatelle, riuscirono a far credere alla gente dei dintorni che Masetto, muto da tanto tempo, aveva ritrovato la parola grazie alle loro preghiere e all'intercessione del santo patrono del convento e, con sua grande soddisfazione, lo nominarono fattore e ridistribuirono le sue incombenze monacali in modo adeguato resistenza umana. <ride> Anche se da questa vanga e da queste aiuole spuntarono numerosetti fraticelli, la cosa era stata organizzata così bene che se ne seppe qualcosa soltanto alla morte della vedessa, quando ormai masetto, già in su con gli anni, voleva solo ritornarsene a casa con le sue ricchezze, desiderio che gli fu esaudito non appena lo espresse. Così dunque, grazie all'accortezza con cui aveva saputo sfruttare la sua gioventù, Masetto se ne tornò al paese da dove è partito con una scuria al collo, vecchio, ricco e padre di molti figli, che non aveva neanche la preoccupazione di spammare e mantenere. E questo, diceva lui, è il modo in cui Cristo ripaga chi gli mette le corna al posto delle spine. Grazie certaldo, grazie dell'ospitalità, grazie all'organizzazione del premio Giovanni Boccaccio, complimenti per averlo dato a me, era ora. E grazie anche al sindaco, grazie a voi del vostro calore, è stata, è stata una giornata di delizie. Grazie, state bene, buon autunno, buone castagne, Buona, buona zuppa al pomodoro. E complimenti per gli orti. Perché gli orti di Certaldo, guardi, sappiate che il futuro non è nei computer, è nelle ortaglie. Perché bisognerà pensare a prodursi da sé un po' di cibo prima che sia troppo tardi. Perché qua stiamo diventando troppi. Quasi nel 2020, quasi 10 miliardi. Donne, vi raccomando, fate un po' come me, andate un po' di culo, perché qua altrimenti non ci si salva, diventeremo dei cannibali. State bene, saluti, grazie, grazie.